Attenzione, io lo so che siete dei peccatori, io lo so, lo so. Lo so perché guardavate la mia televisione, per reprimere l'impulso sessuale per Fatalina o per Lupo Lucio. Porci. Porci. Vergogna. Vergogna. Stasera, ragazzi, stasera. Visage, stasera è Disage, stasera l'horror night che stavate aspettando. Mi avete rotto talmente tanto i coglioni che alla fine il gioco si è presentato a me in due forme: la forma digitale gratuita presente sull'Xbox Game Pass PC, ma io l'ho rifiutata. Io non potevo averlo gratis. No, troppa poca fatica. Quindi ho deciso di acquistarlo su Steam e spendere i miei 30 euro. Stasera avremo paura, come non abbiamo avuta da un po'. Stasera, ragazzi, siamo qui riuniti oggi per celebrare la vita attraverso l'emozione che più la rappresenta: il timore, la paura, la paura. Sto per morire dicendo minchiate. Beh, è così che voglio andarmene. Vi saluto. Otto, Aruko, Devil, Kodiak, Recon, Ninida. Che è giusto, è giusto. Cibi, Pieto, Ginocchio, Arone. Poi, Blades, Sofia, Demon, Gaia, Becky, Lady. Poi, Snark, Snarvul, Ful, Ciccio Fire, Chinax, Ludovica, il Vichingo, Yaku, Gaia, Francesco, Matt, Mark. Guerriera celtica, Potato, Fasu, Nesdrago. E poi qualcun altro, dai, qualcun altro. Datemi di più. Budellaccio. E tra l'altro un saluto a Budello che ci ha lasciati. Camera caffè, ragazzi. Educativo. È l'unica cosa italiana che c'è veramente là fuori, in giro. Comunque, stasera, bestiacce, c'è la Horror Night. Ed è colpa vostra. Già mi ritrovo qui a decedere per cercare di reprimere, per colpa vostra. Sono così emozionato da Visage Made in Coop TV da aver cancellato ogni impegno per stasera. Adesso, cazzo, salta la luce. E io. Perché io ogni tanto godo. L'abbiamo voluto voi. L'avete voluto voi. L'ho scaricato, l'ho installato. Ho avuto i rispettivi e normali problemi che si possono avere con la versione computer, con la versione PC. Perché diciamolo, il PC è il modo peggiore per videogiocare. Ma facciamo finta che invece il PCista sia l'emblema del gaming. Quindi, dopo aver settato tutto e dopo aver chiuso e riaperto solo 15 volte il titolo, adesso credo che ci siamo. E perciò io direi di partire, che dite? Senza ulteriori indugi. Va bene? Andiamo? Ho schiacciato il tasto verde gioca su Steam. Attenzione, attenzione. Via la magia, via, via, via la magia. Si apre il televoto, ci saranno anche delle scommesse. Ecco, e già mi si sta. No, guarda, avevo sistemato la risoluzione poc'anzi. Dio, Dio, Dio! Questo gioco contiene immagini che possono urtare la sensibilità dei giocatori. Ma fammele vedere queste immagini prima di rompermi. Come fai a sapere? Come fai a sapere? Non c'è audio stasera. Ah no, eccolo. Aspetta che vi devo sistemare qua. Bonnie. Bonnie. No, così non si fa. Dai. Così non si fa. Allora, siamo pochini stasera, come mai? C'è la Horror Night? O è Streamlabs che mi ha flippato? Mi dice che siete in 150. Ma che è vero? Non metti l'elmo per poterci dei mostri stasera? No, bastano le lenzuola. Le lenzuola coprono ogni male. Ah, siamo 400 e passa. E allora? Ma allora! 99 scimmie. L'esercito delle 500 scimmie, bellissimo. Nuova partita. Visage è un gioco difficile e complesso. La pazienza durante le indagini, come le indagini, e una buona gestione delle risorse saranno i tuoi migliori alleati. Figa, io non ho nessuno di questi requisiti. Visage. Svege. A volte mi sento a disagio. Claudio Di Biagio.
Pronto? Una donna mugugna, una donna, una nigna, tagna, fuoco, figa, iniziamo. Sad Square Studio, quadrato triste, presenta una storia Disney. Non sento un cazzo, non c'è audio. Attenzione, già vedo delle forme riconoscibili, riconosciute. Ah. Ok. Devo fare una difficile decisione? Ah, io premo il grilletto, a me ne frega un cazzo delle conseguenze, eh. Non ho mai imparato che le mie azioni portano delle conseguenze. Ah, anche qua abbiamo le mani che sembrano dei petti d'anatra. Dai, figa! Oh, le formine a scuola non le hai mai fatte? Il proiettile va nella pistola. Oh, vedi? O nella testa, dipende. Da che tipo di emozioni ti passano per la mente. Sera lei, salve. Adesso arrivo subito, eh. Vedete? Ci siamo conosciuti su internet, è finita così. Attenzione, attenzione. Ma non mugugni, per Dio. Non fidatevi. Attento alla mano che pende dal soffitto. Quale? Ma in casa mia? Mi mettete ansia prima ancora di avercela? Allora, immagino che sarà un thriller horror psicologico. Porca puttana! Quanti sono? Ma che è? Mi rendo conto solo ora di essere un mostro. Ma carina. Attenzione, queste immagini possono essere disturbanti. Sono abbastanza sicuro che non esca così il sangue da un corpo. Cioè, non lo so per esperienza. Scusate. Mi fa digerire vedere. Sì, ma una visita dall'oculista, perché io non è possibile essere conciati così. Ah, tocca a noi adesso. Bene. Visage. E niente, ragazzi, è finito. Noi ci vediamo la prossima volta. Spero vi sia piaciuta questa incredibile live. Grazie per la compagnia. Attenzione. Era uno scherzo. Mi sta venendo il vomito. Basta, per favore, basta, per favore. Ma cosa cazzo c'ho? Le rotelle al posto delle ginocchia? Ah, no, ma così mi viene il vomito davvero. Oh, teniamo sta visuale un po' fissa. Bello. Afferra. No, è uno di quei giochi dove devi afferrare. No, devi tenere premuto e tirare. No. Ah, smettiamo. All'improvviso abbiamo smesso di. Bello, graficamente non è per niente male, ragazzi. Qui abbiamo una stanza di avanzamento. Questa stanza contiene tutti gli oggetti che rappresentano i tuoi progressi di gioco. Questi oggetti verranno raccolti in modo diver in mondi di in modi diversi, incluso al termine del capitolo. Una volta raccolti, appariranno automaticamente nella stanza di avanzamento. Non ho capito. Torniamo giù allora. La Madonna. Però. L'asciura col bimbo. Il bimbo è grande, signora. Minchia, mi dispiace. Cos'è venuto fuori? 9,50 kg quando ho partorito? Minchia. Però. Attenzione, chi è? Hello, Twain. It's Pronto? Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious Ma about i small things. sottotitoli? Non li ho attivati? I Cazzo, apologize, ragazzi, but perdonatemi. I'm getting a bit worried. Adesso li attiviamo. I haven't seen you out of the house Forse è in l'unico quite discorso in tutto il gioco e noi non lo capiremo, soprattutto perché io ci parlo sopra. Just to let me know everything's fine. Signora, con tutto il All rispetto right. che ho in corpo, è tardi e ha sbagliato numero. Mi lasci perdere. F per riagganciare, come nella vita vera. Ok, eccoci qua. Allora, nelle opzioni possiamo trovare, forse in video? No. No, no. Forse in audio? No. E forse in generale? In generale? Sottotitoli. Attivo. Lingua italiana. Stress accaudimente. Figa. Applica.
Sono attivati adesso? Beh, mi pare di sì. Ma con quanta lentezza io mi devo muovere? No, beh, mi viene l'angoscia. Oh, la Madonna, chi ha scelto il design? Chi ha scelto l'arredamento? Allora, per quanto inquietante, devo ammettere che io un orologio così lo comprerei. No, 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 no. Non si apre. E c'è bisogno di mettere sta musica? No, no. No, no, no. È chiusa, ti serve la chiave con attaccato uno specchietto? No, 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 no. Sanità. Il livello di sanità del personaggio influisce sul tuo gioco. Restare troppo a lungo al buio ridurrà il livello di sanità del tuo personaggio. Ah, come i bambini. Itale livello è indicato con un'icona a forma di cervello che si trova nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Se l'icona visibile è a forma di cervello, significa che la salute mentale del tuo personaggio è molto bassa e potrebbero accadere eventi pericolosi. L'icona a forma di cervello, di nuvola rossa, appare quando ti trovi in una situazione di stress psicologico che a sua volta riduce il livello di sanità del tuo cervello. Quindi, credo di aver intuito. Non dobbiamo stare al buio, bastava dire questo. E abbiamo acceso la luce. Ma perché abbiamo una sorta di fobia? Siamo delle fighette? Non abbiamo mai imparato. Ah! Scusate. Gli eventi paranormali si verificano in modo casuale nel corso dello gioco. Impara a identificarli, tipo la luce che flickera. Poiché ostacolano il tuo cammino e riducono drasticamente il tuo livello di cervello. Il livello di cervello del tuo personaggio influisce a sua volta sulla frequenza di comparsa degli eventi del paranormale. Buongiorno a tutti, miei cari amici. Figa più piccoli i sottotitoli? Ma non si ferma il gioco quando metto in start. No. È un Souls-like. No, allora fermi. Perdonatemi, ragazzi, adesso ve li. Nascosto, visibile. Ma capito, ma così piccoli. Non si possono, nuvola rossa. E ragazzi, sono microscopici. Li vedete? No? Mi fa piacere. Che minchia succede qui? Ma dovrebbe, se non sbaglio, essere ispirato a Pt. Eccolo qua. Prendi questo oggetto per iniziare il capitolo. Per poter iniziare il capitolo dovrei prima completare questo. Tieni premuto tab per l'inventario. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Tieni premuto per continuare. Ho capito, va bene. Orca puttana, ho capito, fammi. Ho vinto. Che succede? Hai trovato la chiave con attaccato lo specchietto. Ah, cosa c'è dietro di me? No, 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 no. Prendila e basta! Ho vinto. Capitolo 2. Ah! Dolores, un sogno contorto. Avangulo. Qui è chiusa. C'ho i brividi. C'ho i brividi da brividi. Qua? Non si può aprire. Strange. Quindi va a capitoli. Adesso ci rimuovo le batterie. Bonnie. Boni! Bo! Aggio vinto. Gli alert non valgono? In che senso? Ah, state scommettendo. Bravi, continuate così. Non avete mica un problema di gioco. No, no, assolutamente. Afferra? Mi sbatte sul mento. La mamma lo diceva sempre, sei un mostro. Stomach cure. Niente meglio del wish. Grazie. Perché tutto ciò mi rende uomo. Grazie. Poi abbiamo delle lamette, delle pastiglie. Un phon. Tutto abbastanza. È molto scomodo. Allora, qui c'è la stanza di un pupo. Di un ragazzo. Cazzo.
Ma che? Ma Monster & Co? Ma cos'è? Ma una luce? Una luce? Non c'è una luce in Instagram. Ma le paghiamo le bollette qui? Apri la porta! Apri la porta, apri. Sta luce? Non funziona un cazzo, vedo. Bonnie! Dove siamo? Ma che cazzo di casa è? Via, via, che la sanità mentale mi sta andando a puttane. Via, torniamo alla luce, respira. Là, a posto. Fuori, via. Ma minchia, tutte le porte. Le porte che si aprono al contrario. Le porte che si aprono al contrario. Le porte. Io non so cosa stia facendo. Se mi trovo qualcosa appeso al soffitto, vi meno. Ah, ok, la luce era qui. Easy. Quante cazzo di porte ci sono in sta casa? Quante stanze c'ha sto posto? Ma no! Comunque è palesemente un render pubblicitario per i mobili IKEA, eh. Bello, molto buio qui, molto bello. Ok, c'è una cassaforte. Vediamo un po'. Safer. È chiusa, ma non c'è niente che suggerisca quale chiave. Quale chiave usare? Qui abbiamo la mappa del mondo con scritto mondo. The mondo. Qualcosa si muove lì. Che cazzo è? Ehi! Ehi! No, no, il candelabro si muove. Perché il candelabro si muove? Stato il terremoto? Tutto a posto? Qui non c'è un cazzo. Ti serve la chiave con attaccato lo specchietto. Ce l'ho! Ce l'ho, ce l'ho. Come si fa? Questo. Giusto? Oggetti dinamici. Dynamics object. Usa l'oggetto. L'ho aperta? Orco boia! Siamo degli artisti? Figa. Ok. Non si apre, ti pareva. E quindi? Le candele possono essere posizionate. No, ah, possiamo accenderle. Oh, che è sto suono? Interagisci. Ah, noi non. Non ci riflettiamo. Buono, buono, buono. È sparito lo specchio. È sparito lo specchio. È sparito lo specchio. La porta è chiusa. È sparito lo specchio. Abbiamo liberato la bestia. Non va bene. Non va bene. Non va bene. Quella porta l'ho aperta io? Quella porta l'ho aperta io? Allora, la regola numero uno negli horror, ragazzi, è muovere lentamente la visuale, non in modo repentino, altrimenti il jumpscare, ti piomba. Io qua non posso entrarci perché ho una malattia mentale. Ho paura del buio. Se no lo farei, ragazzi, non ho mica paura. Cioè, ho paura del buio il personaggio, non io. Io sono. Questa porta è chiusa a chiave, serve. Vi ringrazio veramente tanto, vi sto apprezzando molto, grazie mille. Serve qualcosa. Non posso il fatto che io non possa stoppare il gioco mi turba. Ma le porte al contrario, cioè, è l'errore più stupido da dilettanti. La porta di prima, ok. Eccoci qua, chiudiamo, facciamo finta di niente. Ok, allora. Io mi sento abbastanza spaesato. Non si apre. Mi sento abbastanza spaesato perché non so che cazzo devo fare. Qual è il mio obiettivo, ragazzi? Abbiamo l'orologio. Fuori. Si può vedere fuori. Quindi un po' mi. Bene. Qual è il nostro obiettivo, secondo voi? Qui c'è la Madonna. È chiusa. Ti serve le chiavi del garage. Procediamo per di qua. Diceva che questo è per avanzare nel livello. Non so che cazzo. Buonasera. E qua abbiamo trovato qualcosa? Interagisci. Sembra una specie di espositore, ma è vuoto. Qua è chiuso. Quindi dobbiamo trovare tre oggetti? E? Ah! Qua c'è un confessore, 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 si era rincoglionito.
Un colpo forte alla testa, forse sarebbe bastato. Sto sbiascicando. Dobbiamo trovare tre oggetti? Sento dei passi. Voi sentite, ragazzi, qualche cosa? Ci servono tre oggetti. Qua c'è scritto qualcosa. Cazzo c'è scritto? Cinque... Allora, Sarah's Schools, Mom's Jobs, Rose Neighbor, Nancy Jamie, 555, solita roba. Ma posso comporli sti cazzo di numeri o per magia mi risponde qualcuno? Mica se mi fa capolino qualcosa, se vedo una testa, se vedo una faccia, io veramente... Ma guarda le ditate sul vetro, bello, complimenti, bravi, ottimo, dal punto di vista tecnico non è per niente male. È un lavoro abbastanza facile, lavorare su questi tipi di ambienti, per carità, però, insomma, comunque, insomma. E beh, non so dove io debba andare. Che dite, ci tuffiamo? Looking for the garage key. It's probably in your jeans pocket in the laundry room. As always, thanks me later, honey. XX. Ok, dobbiamo andare nella nostra tasca dei pantaloni nella laundry room. Dovrebbe esserci quello che ci serve, quindi insomma. Dov'è la laundry room? Se il gatto, se quel cazzo di gatto. Maronne. Moni, non fate suoni. Grazie Lori, Root Valhalla per 12. Che cazzo succede? Oh! No, è lo specchio, è tornato. Lo specchio è tornato. È un fantasma. It's a boo-hoo. No. Evita di rimanere nel buio troppo a lungo. Ma non sono al buio, sono al buio? Come si accende la luce? Dove merda è? Ehi, ehi! Non voglio girarmi, io non mi giro. Va bene, non è sorretto da nulla. Tenete la lingua lontana dai denti, ragazzi, se serrate le mascelle potreste perdere la lingua. Sembra abbastanza controllata la situazione, abbiamo un Gesù Cristo. Che dici, la spegniamo? Accendi subito che c'ho paura, c'ho. È un lettore di videocassette, c'è una videocassetta? Ma che suoni sono? Sta laggando tantissimo. Madonna, quanto lagga? Che è sta roba? Una madre con due bambini grassi. Posso offendere i bambini non sono ancora coscienti, quindi si possono offendere, ragazzi, che vi sia di lezione. I bambini si possono... Ragazzi, sta laggando tantissimo. Chiave del con targhetta seminterrato. Col cazzo che vado lì. With the dick. Ok, laundry room. Fatemi abbassare un attimo la definizione, ragazzi, perché qua la vedo veramente esagerata. Allora, qualità F, facciamo medio, perché qua mi sa che sto gioco qua punta tutto sulla definizio e finisce che, insomma, medio, dai. Cosa è successo? È sminchiato il mondo. Fermi. Sto sentendo cose. Che minchia succede, gioco? Che minchia succede? Streamlabs. Ps.
Allora, voi non lo sapete quello che sta accadendo, ma come al solito Streamlabs mi sta giocando un cattivo, un brutto scherzo. Ok, perfetto. Ingrandiamo la visual. Perfetto. E via. Easy. Laga più di prima, beh però. Sento suoni. Sta laggando male, ma non capisco per quale motivo. Cioè, teoricamente non dovrebbe. Madonna, che fatica aprire le cose in sto gioco. Allora, qua dentro abbiamo videocassette. Ah, ma posso abbassarmi? Ma allora abbiamo vinto il gioco. Qui non c'è un cazzo da fare, non si apre. Però se laghi così, se sei ottimizzato così, non va bene. Chiave del seminterrato. Oh boy, oh boy. No, 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 no. Riesco ad aprire la porta. No, quelle sono fotografie anni 70. Il male. Il male. Ma che cazzo il seminterrato è? Perché le foto del seminterrato? No! Che ho fatto? Accendini! Ah! Se gli accendini sono accendini, forse faranno luce. Accendili! Ok. Come si fa ad usare? Ma belli, cazzo! Ma si scaricano? Allora, adesso io mi incazzo. Si può staccare la spina a sta minchia di robo? Pessima idea, pessima, pessima idea, pessima idea, pessima, pessima idea, pessima idea, pessima, pessima idea. No, 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 no. La luce, 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 la luce. La luce, la luce. Non funziona la luce. Boni, 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 boni. No. Che sto silenzio tombale. Non riesco ad aprire le porte! Siamo. Ma non va una minchia! Ma è possibile che in un gioco dove noi abbiamo un problema c'è della vernice fresca sul muro? Se provassi a buttarlo giù? Ma come? A colpi di. Ecco, insomma. Ma cosa cazzo è successo? Come l'ho colpito? Con quale parte del corpo? Ma in un gioco dove abbiamo paura del buio, mi spieghi per quale motivo magicamente non funziona la luce? Che cazzo di suoni sono? Rumori di lotta. Rumori di lotta. Sto per i sordomuti, ragazzi, là fuori che. No, sordomuti no. Per i sordociechi. No, i sordociechi non mi sentiranno. Per i ciechi e basta. Sto entrando davvero? Sono un idiota. L'odore è quello della muffa. Ah, adesso si accende col tasto destro. Ma porca di quella porca. Ma cos'è, The Boy? Cioè, scusatemi. Abbiamo dei guanti, del cemento. E qui dove ho ucciso quelle giovani persone? E se scivolassi e mi facessi male? Qua c'è stato un incendio, è palese. Oh! Sera. Attenzione. E si ricomincia. Ah, giustamente non ci sono animazioni. Puntati la pistola alla testa. Scusate. Ma perché?
Ho fatto bene? Sparati, Dino. Attenzione, questi messaggi d'odio non verranno accettati in questa chat. Quello che hai detto è molto grave e ti invito a non farlo più. Ma abbiamo ricominciato da capo? Ma fatemi capire. Cioè, il gioco... Fatemi capire se è malato al punto giusto. Io ricomincio ogni volta che mi sparo, ma volendo appunto posso porre... Ah no, ok. Adesso c'ho l'accendino. Ah, vedi? Ok, quindi ho fatto bene. Stiamo andando avanti. Ah, è scurioso come gameplay. Scurioso. Però non abbiamo trovato né items né nulla. Abbiamo la chiave del seminterrato, giusto. Non abbiamo più la chiave con il... Questa è la chiave del seminterrato. Non abbiamo più la chiave con lo specchietto. Forse perché abbiamo aperto tutte le porte che c'erano da aprire. Suonerà il telefono? Pare di no. Sono respawnato alla grazia, sì. E mo? Che c'è da fare adesso? Non so che quali sono gli oggetti che dobbiamo recuperare, quindi... Non so neanche dove cercarli. Dobbiamo trovare la lavanderia e le chiavi nel jeans della lavanderia. Ma perché lagga così? E non si apre un cazzo, non si apre un cazzo, non si apre. Mi sta flippando il volume della tastiera senza che io abbia schiacciato il tasto del volume della tastiera, quindi questo è abbastanza inquietante. Buonasera, Tutto bene? Arrivederci. Le tigri, le eufrate. Sta laggando! Il tutto sta laggando! Che è sto suono? È il suono del lag. Dove cazzo è la lavanderia, ragazzi? Ditemi dov'è la lavanderia. La lavanderia sarà vicino al bagno. No, 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 no! Ma perché qua deve flippare tutto? Bene, molto bene, molto bene. Molto bene. Molto bene, bene. Molto bene, il tuo livello di sanità sta diminuendo velocemente. No, 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 no. Ah, ah, ah. Ah. Ok. Ok. Abbiamo una sedia? Lo specchio sembra mostrare una stanza della casa. Ho vinto. Ragazzi, perché lagga così un gioco che c'ha tre cazzo di modelli poligonali? Okay. Non fare suoni. Senti un rumore di passi provenire dall'attico. E lasciamoli là. E lasciamoli là. E lasciamoli. Dino, vai in soffitta. Ma vaici tu in soffitta. Ma vacci tu in soffitta. Vacci tu in soffitta. Allora, qui non c'è la lavanderia. Cioè, c'è il bagno. Ma non c'è la lavanderia. Io non riesco ad aprire le cose, perché io odio questi giochi dove devi simulare il movimento per aprire gli... Cioè, veramente mi dà fastidio. Non è interattivo. Dà solo fastidio, veramente. Fidatevi, sviluppatori, fidatevi. Non è bello. Non è bello. È colpa di amnesia, lo so, ma non è bello. Dà solo fastidio. Fatemi schiacciare un tasto e io con quel tasto lì faccio tutto. Da dove arriva questa luce? Adesso mi spiegate da dove arriva questa luce? Ah, giustamente, dalla luce. Non c'è niente. Qui. Il gioco sta laggando. Io dopo la live vomiterò. Bene. L'audio lo sentite, ragazzi? Perché il PC mi dice che non c'è più l'audio. Sentite qualcosa voi? Sta flippando l'audio. Pronto? Non sento più il gioco. Un attimo, si... No, è incredibile. Mi si è tolto l'audio da solo dal gioco. Io non so cosa stia succedendo stasera. Ma che cazzo succede? Ok, adesso sì. Era andato via l'audio. Mi si è tolto da solo l'audio del gioco. Non è un buon segno. No.
Dobbiamo andare al piano di sopra, vero? Dobbiamo andare al piano di sopra. A volte ci speri che le porte rimangano chiuse. Madonna santa, quel panda, il panda. Poi ci chiediamo perché le donne sono deviate. Guardate a che cosa esponete i vostri figli. Adesso mi dirà, ti serve un bastone lungo per arrivare lì. La maniglia è troppo lontana. Ci serve un bastone lungo. Ci sta la sedia dietro la porta della cameretta, Dino. Ci sta la sedia dietro la porta della cameretta. Quale cameretta? Del masculo o della femmina? Ah, femmina. Quale? Quale? Where? Parlate. Eh beh, controllo io allora, se non me lo volete dire. Non posso afferrarla, però. Che è sta roba? Ma non vedo un cazzo. Chas, Pungburn, sceneggiatura, caratteri, Zanzara, l'ho uccisa. Ma non leggo niente, non... Sì, ma anche le pa... c'è anche lento nel mondo... Smetti di leggere! Devo trovare un modo per arrivare al piano di sopra. Allora, ci sta la sedia nella cameretta. Quella? Dietro la porta? Siete bugia. John e me al cinema. Ovviamente non va la luce, io veramente adesso mi mordo le mani. Ma è questa sedia qua? Sara... E papà? Sarà papà? Bella, sicuramente la... Oddio santo. Ma che ragazzina perversa, guardate. Ti prendo a pugni. Il tuo accendino è quasi scarico. Ah, ma si scarica l'accendino. No, 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 no. Buonasera. Ah, ok, ok, ok. L'accendino è scarico. Ricordiamoci di accendere le luci. Ok, siamo... Credo? Non vedo un cazzo. Si sentono suoni. La porta si è aperta da sola, ragazzi. Io non la sto aprendo. E teniamola aperta. Ok, ok, si è accesa la luce. Cos'è sta roba? Le pillole agiscono da... Ah! Coadiuvante per la salute mentale del tuo personaggio. Sono essenziali per la tua sopravvivenza. Quando il tuo livello di sanity mentale è estremamente basso, rappresentano l'unica soluzione per farti rinsavire. E usa? C'ho in mano un accendino e delle pastiglie. Mi si è richiusa la porta. Vabbè, allora... No, vabbè, me le tengo perché non mi sembra di essere pazzo in questo momento. Credo, non lo so. Però ci stiamo avvicinando, credo. Oh, lo specchio. Ci stiamo forse avvicinando alla soluzione? Possibile? Ho inglobato, come vedete, le pastiglie. Sono mie ora. Non mangiarle. Non. Che fai? Oggetti dinamici. Ok. Ma l'accendino non posso più... Che fai? Ma che sta succedendo? Non sto capendo. Come funziona?
Perché non sto capendo? Questa è la borsa. Posso aprirla? Smetti di esaminare. Ma noi siamo un uomo. Il padre? We are the father? L'accendino non ce l'abbiamo più, ragazzi. Ora, il problema principale non è che non abbiamo l'accendino. È che non so neanche come cazzo accedere. Trovare la lavanderia, la famosa lavanderia, non so dov'è. E abbiamo cercato più o meno in tutti i posti della casa. Non so dove trovare un bastone, se serve un bastone, per aggrapparsi là sopra. Quindi mi sembra che la soluzione migliore è andare nel seminterrato e fare un casino. Abbiamo un Ella. Ella stessa. C'era un uomo. Sera. Mi sono drogato. Non posso accendere l'accendino. L'accendino non serve tenerlo. E come si mette via? Where is the man? Non riesco a passare. Shh, zitti. Eccolo qua. Ok, ci sta guidando. Ci sta guidando. Io non so... se fidarci. C'è qualcosa sul muro. Mi sta venendo un attacco epilettico. Aiuto. E si entra nella safe zone e si va a ultimare, a completare. Che cazzo. E mi sono drogato. Potresti interagire. Allora, come cazzo si fa questa roba qui? Conserva, tieni, rilascia. Oh. Eh no, ma ce li ho sempre nella mano. Usa oggetto. E come cazzo si fa? Ma no, mi sto... niente. Ho finito tutte le pastiglie. Cioè, se non vado giù sbavando... È incredibile. Oh! Che cazzo è? Sarebbe carino. Ah, ok, perché non stavo interagendo nel modo giusto. Ok, abbiamo quello che sembra essere un punteruolo. Cos'è? Un rompighiaccio? E la Madonna, non è così grande. O siamo così piccoli noi? Abbiamo l'arma. Ce l'abbiamo fatta, più o meno. Adesso abbiamo un sistema per arrivare all'altro piano. Mi piace uccidere le zanzare e lasciare il loro sangue, che poi in realtà è il mio, sulla mia mano. E sentirlo lì, caldo. Io lo so che sto stronzo mi sta seguendo. Non mi ricordo più la strada per andare... Questa porta non si apre e non credo si aprirà mai. Non mi ricordo più la strada per andare di là, ragazzi, perdonatemi. Qual era la strada per tornare dalla vecchia? Non va bene, ci stiamo cacando sotto e non va bene. Poi non capisco perché in questo punto specifico della casa vada tutto a troie. Ecco, vedi, parte la musica. Si sentono i suoni.
Ok, con calma. Stiamo andando sul piano di sopra, ragazzi. È giunto il momento. 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 Che pessima, pessima idea. E quanto sto salendo veloce. Però non ho modo per accendere l'accendino. Non so come accendere l'accendino. Come si ricarica l'accendino? Salve! Buongiorno! Boni! Boni! Non ho la sanità mentale! Non ho stranamente la... Eccola qua, questa è la famosa stanza. Ah, cazzo, potevo accendere le candele, porca puttana, vedi? Ma perché non mi avete detto che si consuma l'accendino? C'era scritto di no, c'era scritto, dovevi solo leggere di no. Ma... Ragazzi... Ha due dimensioni e basta sto affare. Cazzo, ho combinato? Sorridi? Ma sto cazzo... Era tutto scritto, Dino. Maggie. La scatola c'è scritto sole e te. Nuovo sole non ti lascia più. Non si apre. Questa cos'è? È uno schifo. È una vecchia sedia a dondolo. Boh. Perfetto. Mi ricorda... Opa la lai. Mi ricorda... Oh. Siamo tornati indietro nel tempo? È al ricordo della vecchia? Ok. Oh mio Dio, no. Oh santo cielo. Era una guardona. Mannaggia, queste anziane. Hanno i loro segreti. Smetti di esaminare, per Cristo. Allora, abbiamo tre immagini, però. Aspetta un attimo che cerchiamo di capire. Abbiamo un... cerchiamo di dare un senso. Abbiamo un viso... Sta cambiando. Sbaglio o ha cambiato davanti ai nostri occhi? Vabbè, non guardiamo più, va. Qui c'è questo specchio, il famoso specchio. Qui c'è la Madonna, la famosa Madonna. Oggetti chiave che puoi conservare. Oggetti chiave che possono essere utilizzati nel numero indefinito di volte. Possono essere conservati nel mondo di gioco. Osserva bene l'ambiente che ti circonda per trovare queste aree di deposito. Quindi abbiamo qua una videocassetta. Beh, c'abbiamola e credo che la possiamo ascoltare soltanto nel mondo... No, nel nostro mondo. Il mondo... Insomma... C'è il simbolo della chiave musicale, del violino musicale sul coso, ma non si apre. Bene. Allora, vediamo se alcuni di questi altri quadri cadono. Ah, e sti simboli? 503, forse sono gli stessi numeri del telefono? Oh no, oh no. Ma chi è che fa i buchi? È un glory hole. E quindi? Sta per venirmi un jumpscare. Allora, a guardare dalla tecnologia abbiamo un baby monitor... Allora non è mica così vecchio sto posto. È chiusa, ma non c'è niente che suggerisca quale chiave usare. Serve una chiave, ragazzi. Siamo bloccati in questa stanza qui. La soluzione potrebbe essere sicuramente qua. Ah, posso girare la visuale. No. Ok, vediamo dall'altra parte. Qua è come se ci fosse una porta, teoricamente. Ok. E quindi? Questi quadri qua, noi li vediamo qui, sul muro? E no, sono tutti uguali i quadri che ci sono qua sopra. Particular. La veste della nonna. Qua c'è l'orecchino della nonna. Vabbè, infilaci. Ragazzi.
E non posso fare un cazzo. Qui c'era il pupo. Sicuri che non posso aprirla sta porta? E no, è chiusa. Usiamo la videocassetta? Non è che serve la chiave quella che trovavo nei pantaloni? Della lavanderia? Possibile? Qua non posso passare. Mi sto perdendo qualcosa. Ah, eccolo qui. Non c'è scritto un cazzo. Sono sempre gli stessi numeri. No, 5, 0, 7, 3. Possibile? 5, 0, 7, 3? I don't understand. Allora, aspetta, no, ma sono un cretino. Io ho qua questa. Ho qua questa. I sintomi di dolore si stanno aggravando. I dottori mi hanno detto che ormai è molto difficile riuscire a capire di quale patologia soffra. Mi hanno detto che mostra altri sintomi di schizofrenia, psicosi e demenza. Mi piace dire demenza. Sta ridendo? Lo psicologo sta ridendo? Ah no, sta piangendo. Era molto attaccato alla vecchia. George non sa più cosa fare. Sembra che le cure stiano solo peggiorando la situazione. Oggi mi hanno detto che spesso sente la sua stessa voce, che le sussurra una sequenza di 5 numeri dal baby monitor. Dice che è la chiave per accedere alla sua casa, alla casa interiore. Che diavolo significa? Cosa dovrei fare? I don't care. Quindi? Questi sono i famosi 5 numeri. Va bene. Però, non, e ovviamente non c'è più il foglio, però non si capisce un cazzo. Vedete, non si capisce un cazzo. Qua nemmeno. Sono sempre gli stessi, sì. Dobbiamo riuscire a isolarli questi numeri. Fatemi fare una di quelle magie, quelle psicomagie da film dove il protagonista... 5037! Porca puttana, l'ho sgamato subito! A fianco alla Madonna, guardate. Incredibile! Incredibile! Ho trovato la sequenza di numeri. Stavo dicendo, fatemi fare una di quelle magie, eh? Dove il protagonista si isola, si sente un suono ovattato, tipo... Mentre la gente gli parla e cerca di dire, cosa stai cercando di fare? Non riuscirei mai a trovare la soluzione. E lui la trova, all'improvviso. E questo che cazzo serve, allora? Scusami. Allora, 5037, ricordatevi 5037. Ricordatevi 5037. Chiama il 5037... Ma c'è qualcosa che posso fare qua? Qui c'è una porta. Come ci arrivo con la porta lì? Non è che c'è un altro buco? Ma... Come 5373? 5037? Dove cazzo è il 3 finale? Ma non c'è il 3 finale! Bugia! Bugiardi! Ah, sono 5 numeri, è vero? Aveva detto 5 numeri, quindi c'è il 3 finale. Baby monitor. Shit. Ragazzi, io non so cosa dirvi. Simbolo della musica. Non si apre. Bicchiere. Possiamo fare qualcosa col bicchiere? No. Qui possiamo leggere sta roba. Queste due valigie? No. Minchia che luce. Sotto al letto? No. E niente. La culla? Avete una qualche tendenza all'autolesionismo, per caso? Lo specchio sul tavolo. Lo specchio sul tavolo? Quello specchio lì? Ma non è mica su un tavolo. E no. E no, ragazzi, non posso farci niente con lo specchio. Guarda il registratore. Ah, forse devo riprendere la cassetta. Puoi usarlo per ascoltare le due cassette, il registratore, ragazzi. Quello intendete col registratore? Tra l'altro qua... No, nessuno ci spia. E la soluzione è qua dentro, però non riesco a capire... Perché non vedo numeri,
E io non posso far niente se non guardare. Per terra non c'è un cazzo? Cioè, ci sono dei segni sul muro, ma non mi sembra che siano i numeri. Ma anche se fosse, non posso interagire. Temo parte lo sbadiglio. Dino mi ha chiamato mia moglie, ho perso 5 minuti. C'è stato qualche risvolto? E non ne so, dimmelo tu. Avete litigato? E qua, mo? La luce? La luce. Questa luce? Quella luce? Ragazzi, adesso prendo la Madonna, la spacco, nel tentativo di riempire il mio tempo, perché non c'è un cazzo, non c'è nulla. Cosa manca ancora? Il letto, dai, cerchiamo meglio sul letto. La pantofola non posso fare. Pare che manchi qualcosa. Il corpo della vecchia morta e putrescente che ci dai i suoi soldi. Il testamento della sciura. Nel letto non si può fare un cazzo, ragazzi. Possiamo sbirciare, ma... Di qua non posso neanche passare, perché a quanto pare sono grasso, al cinema. Qua, in questo che si chiama... Come si chiama? Vediamo se lo sapete. Come si chiama questo mobile? Vediamo se lo sapete, ragazzi, ma sono curioso. Che si chiama... Non lo sapete? Neanche io. Aspetta. Hai trovato una pantofola? Conserva? Ma sono un deviato. Mi piace. Ok, ho trovato una pantofola. Prendo l'altra? Pare manchi qualcosa. Va tutto bene, calmi. Va tutto bene. Dove cazzo sono i vestiti? Sto impazzendo, vedo immagini, forme. No, 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 non guardare nel buco, non guardare nel buco, no, i curiosi finiscono l'inferno, non guardare nel buco, non guardare nel buco! No. No. Sera. Nonna. 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 Ma nonna. 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 Oh Cristo. Evita di rimanere troppo tempo al buio. C'è un mostro. Devo evitare il mostro, non il buio. Ehi. Puoi andare via. Ma è la nonna? Oddio santo. Ci devo andare contro? La devo... Sta ridendo? La devo colpire? La devo colpire col pene? Citazione Griffin, ragazzi, dai su. Ma che suoni sono? Non posso passare, non posso indietreggiare, la luce flickera. Ok ragazzi, siamo... dobbiamo... sì, sì, uomo. Nonna! Nonna! No. Era tutto un trip. Direi di prendere le pastigliette, eh? Che dici?
Oh! Oh, ehi! Ehi, 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 ehi! Ma che cazzo succede? C'ho i brividi fino al buco del gomito. Sì, perché sono nato con questa patologia! Basta! Ehi! No, 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 no. Non le spegniamo le luci. Non spegniamo le luci. Non spegniamo le luci. Non spegniamo le luci. Le pastiglie, ci sono delle pastiglie. Mie. Ehi! No, no! Prendi le pastiglie, prendi le pastiglie. Ciuccia le pastiglie. Va tutto bene, ciuccia le pastiglie, ciuccia le pastiglie. Oh, vedi, vedi, vedi. Passato. Passato. Accendi la luce, per Dio. Passato. Va tutto bene, sta andando tutto molto bene. Ma porca di quella puttana! Quello è sangue? Aspetta che ci scivolo. Bene, buono. Seguiamo il sangue. Si sta piegando la casa. Ah, oh, no. Calmi. Dovremmo seguirlo? Oh no, che paura. Qualcuno mi ha spento le luci. E sono stato io, quanto pare. Ok, ci sta di nuovo. Ci sta di nuovo. Sembra il film La Casa. Non so se l'avete mai visto. Il film La Casa parla di una casa. Oh, io ogni volta che passo su sto cazzo di tappeto, di questo persiano incredibile, mi devi dare 2 milioni. Sento un passo, dei passi, come se qualcuno ci stesse seguendo. Quello è un intestino. Ma che cazzo è? Ma che schifo. Ma no, però. Pessima, pessima idea. Pessima, pessima idea. Iniziamo a giocare. Ui! Giù per il tubo. Oh minchia. Esamina, tieni premuto, rilascia tenendo premuto cosa? Ah, col tasto spazio, con lo spazio posso cambiare mano. Incredibile, incredibile. Che è stato? Allora sembrerebbe la cantina del mio condominio. Non vedo però lo stesso ordine. Cioè, e questo è più ordinato della cantina del mio condominio, effettivamente. Buono, eccolo lì. Eccolo lì il simpatico condomino che solitamente va a buttare il vetro e lo va a buttare nella plastica e io vado a buttare il vetro sulla sua faccia. Dove è andato? È sparito. È sparito, è sparito. Ehi. Ehi. No, 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 no. Che? Ok. È palesemente un labirinto. Cerchiamo di capire dove andare di qua, perché c'è un'unica via. Oh mio Dio. Non vedo. Non vedo, non ho luci. Non vedo, non ho luci, non vedo. Non so dove io stia andando. Ah, non posso andare più avanti di così. Perfetto, ok, ottimo. Ok, 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 con calma ragazzi, con calma. E ragazzi, sei pazzo? Non sono pazzo, sono... Devo finire il gioco. Non è che c'è tanto da fare qui, eh. Qualcuno là sopra? La luce. E non posso... Non posso... Toccarlo. Non posso fare niente qui. Mi serve qualcosa per rompere questi... Che non sono queste sbarre che sembrano dei cavi d'acciaio in realtà. Ci sarà una siga elettrica. Magari del rosmarino. Qua non c'è niente. Te, certo, le pipe che fanno... Siamo bloccati qua, di nuovo, di nuovo. E l'unica è passare per di qua, di nuovo. Iaio? No, non è successo niente, calmi. Calmi. Calmi.
Allora, posso dire che il gioco sicuramente mette ansia, però... Ma no, ma bastava abbassarsi! Ma perché non me l'avete detto? Ma scrivetemelo in chat! Sei un disattento! Sei un disagiato! Ma non è possibile! Ma non è possibile! Bastava abbassarsi! Bastava. Shish. Ehi. Bel suono comunque. Ci sono degli specchi. Tutti gli specchi sono... Ehi, no. No, eh. Sono specchi. Ok, c'è la nonna dentro. Nonna! Nonna! Dolores! Nonna, allora se mi sbuchi in faccia... Spacco gli specchi, eh. Poi ti porto sfortuna. Ok. Nonna! No, che carina. Nonna! Niente, è andato. Che brutta situazione. Che brutta situazione! Che brutta situazione! Che brutta situazione! Ehi! Che sto suono? Oh no, nonna, no! La nonna si è appesa! Vedi, ha sempre avuto una mania per l'uncinetto. E alla fine è rimasta uncinata. Questi anziani dementi. Bisogna aiutarli, ragazzi. Bisogna aiutarli. Nonna? Ma è la nonna? Sei sicuro che sia la nonna? Ehi. Hey. Sta palesemente a una certa... Si lancerà contro lo specchio. Io farò buh, aiuto, e voi... grosse risate. Cala il sipario. Finisce la live. Lo sappiamo già. Non facciamolo più. Non ha più senso. O no? C'ho il cavo in mezzo ai coglioni. Io sento passi e non sono i miei. Io sento passi e non sono i miei. Io sento passi e non sono i miei. Eccoci qua, nonna. Non ho altro da aggiungere, vostro onore. E si scende nella tana del bianconiglio. Minchia, ci siamo fatti del male? Siamo tornati qua. Inside the house. Ah, sono io che respiro? Che cazzo è? Nonna? La donna ti ha chiesto di portarle sua figlia. Una qualsiasi? Nonna? Bring me my child. E se rispondessi no? Allora, io ti porto your... Cioè... Figa, non è possibile, non è possibile, non è... Meno male che la casa è assicurata.
meno male. Io ti posso portare anche Your Child, però se tu mi conci così il cervello, io non riesco, capito? Se invece tu mi lasci in pace, io lavoro bene e siamo a posto. Quindi questa sarebbe la sua casa interiore. Up. E mo' siamo tornati a casa. Portal. Buono. Ah, si è aperta la famosa porta che non si poteva aprire. Ma quindi questo è l'unico modo per accedere e per tornare da lei? Le candele... Ehi. No, volevo prendere questo, grazie. Ma come switch? Wow, un prestigiatore. Seguite la boccetta. Dove sono le pillole? Dove sono le... Non ci sono più, nella mano sinistra non ci sono più. Dove sono le pillole? Seguite la boccetta, attenzione, incredibile. Nella mano destra non ci sono più, incredibile. Stanno derubando là fuori? Buono. Oh! E questi? Sì, non è un evento paranormale. Il rapinatore non è un evento paranormale. È forse l'unica cosa normale che sta accadendo. Mi piacerebbe trovare... Ma quanto è grande sta casa? Ma non è giusto tutto ciò. C'è gente che non ha neanche il cibo per... C'è, capito. Buono. Guarda, quasi allo stesso livello della mia cucina. Interagisci. È un'altra pillolina che è andata, voglio dire, ormai. Come cazzo si levano ste pillole? Posso togliere le pillole? Ah, così. Easy. Ma statene premuto il tasto. Sono le 3.33. Aia. Sono le 3.33. Lo riporta anche il... Come si chiama? Il microwave? Ah. Aiuto! Non posso più staccarlo dalla mano. Ah, ma per terra li butto? Ma no, ma scusami. Ma sono vuoti? Ma a me che cazzo me ne frega, guarda tanto ormai. Ma c'è qualcosa che non quadra. Ah, uno shortcut, attenzione. C'è qualcosa che non quadra con la costruzione della casa, comunque. Cioè, è veramente strano sto appartamento, sto posto. Boni. Ok, adesso possiamo accedere, arrivare dall'altra parte più facilmente. Mi fa piacere che adesso abbiamo però gli specchi, dalla quale deduco usciranno i mostri. Devo trovare un modo per accendere la luce. Qui ci sono delle lettere che non posso leggere. Qui ci sono delle luci che... posso accendere. Incredibile. Qui abbiamo dei giornali che non voglio leggere. Non mi serve tenermi informato, ragazzi. Non mi serve. Abbiamo delle scatole. Fragili. Altre scatole. Fragili. Io a quanto pare ho dei bulbi oculari che per me riflettono la luce, come quelli dei gatti. Ottimo. Qui c'è un boccione dell'acqua. Questo lo vorrei comprare per metterlo in casa mia, perché mi piace il suono quando fa blup. E basta, non vorrei berci, vorrei semplicemente fare quello. Ah, che carino, qui è cresciuta la ragazza, si chiama... come si chiamava la bambina? Sara? Te si chiama sempre Sara, ste cazzo di bambine. Sep, Jul, Dech, Aug, Dech. Sono nomi strani, però, evidentemente, devono essere europei i genitori. Saras High, c'era scritto qua, bastava semplicemente leggere. Io ho sentito qualcuno fare... dietro di me, quindi... Embrace the fact that we are not alone. Bene. Ora, chi è che ha fatto ciò? Secondo me sta roba ce la stiamo sognando. Allora. Ma perché dovrei... Ma buttalo giù, ma porca troia, ma quanti tasti devo premere? Craft beer. Ma mi ha messo sete, porca puttana.
Incredibile. Sono i mesi? No, no, sono i numeri, sono i nomi della bambina. La chiamano così. Ma voi ragazzi, che ne sapete, d'altronde? Beh, Deck, Craft, June, Jet, sono bei nomi, eh? Sept. Dech. Dech è un bel nome. Jul, Dech, Aug. Cioè, voglio dire. Aspetta che forse c'è qual... Vabbè, facciamo finta di niente. Ok. Allora, noi abbiamo la videocassetta. La videocassetta la possiamo mettere qui, non credo, perché... No, questo qua è un nastro. Ci serve quindi un mangianastri. E quindi, niente, andiamo avanti. Let's proceed. Adesso partirà la musica. Qualcosa, un rumore bianco. Ah, adesso si è chiusa sta porta qua. Ah. Non si apre. Ma si potrà uscire dalla casa? Chi lo sa? Si sente una macchina. Un allarme di una macchina, ma non vedo nessuno. Mi sta impazzendo il cervello, non so perché. Bene. Ma viene da giù. Ma che cazzo? La chiave garage. Ah, orca puttana, è vero. Dov'è che era la chiave garage? Ha detto nella lavanderia. Allora, però sta lavanderia qua, ragazzi, non so come arrivarci. Ripeto, non l'abbiamo ancora trovata. Mi viene da pensare che sia la nuova zona questa qua. Forse questa porta? Qui è la lavanderia? Attenzione, attenzione, attenzione. Oh, eccola qui. I jeans, ha detto che dentro i jeans della lavanderia ci potrebbero essere le chiavi. Qua, questi sono i jeans? Pare di no. Interagisci. No, qua ci metti i vestiti ai bambini. Dov'è che ci metti i pantaloni? Pantaloni, sono pantaloni questi? Non ne ho idea, non so distinguerli. Ogni tanto mi vesto di vestaglie. Le candele possono essere posizionate qui. Non me ne frega un cazzo. Dove sono i jeans? Allora adesso io mi incazzo. Cosa c'era scritto qui? Posso leggere sta roba? Esamina col tasto E. Look for the garage key? It's probably in your jeans pocket in the laundry room. Always. Bla bla bla. E allora? Ah, col tasto S si può... Ringraziami dopo, tesoro. Qual è questa confidenza? Voi vedete i jeans? Ah! Dovevo interagire. Ehi! 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 No, compare una faccia! No, compare una mano! No, ma ferra le palle! Ah! Abbiamo le chiavi. Mie. Dobbiamo tornare al garage. Dov'era il garage? Di qua? Sì. Ci siamo, calmi. Calmi, calmi, calmi. Dai, così poi la chiudiamo e la continuiamo la prossima volta. Che stiamo andando bene, giusto? Chiave del garage, sono queste? Ovviamente si apre tutto al contrario. Salve. Evita di rimanere nel buio. Ma mi ci trovo così bene? Che cazzo è successo qua? Mi hanno sfondato la macchina? Ma tu guarda, tu dimmi. Ma porca. Sì, vabbè, Boni. Sta calmo, sta calmo. Shhh. No, ma infilati nell'auto, per favore. Entra dentro il radiatore. Fai compagnia ai pistoni.
alle viti, agli ingranaggi. Che sta facendo? Ma perché mi muovo così? Ma che problemi ho? Ma che fa? Ma non ci vedo, ho dei problemi di vista. Ma com'è possibile tutto ciò? Con che fisica? Ma non ha senso. Ma cosa, con quale fisica è successo? Cioè, da dentro il martello ha sfondato il vetro? Boh. E certo. Bene. Accendi la macchina, aprire il garage e vai via. Easy. Però lui è un idiota. Sì. Posso usarlo? Posso usare... Attenzione, ragazzi. Non va bene. Che io posso usare un'arma... Non va bene. Vuol dire soltanto una cosa sola. La violenza. Ehi! Senso violento? Mi si è incastrato il pelo della barba nella barba. Allora, con questa roba qua potrò aprire porte e teste. Tipo, ad esempio, non posso interagire. Ah! Sì, ho potuto, ma non ha sortito effetto, vabbè. Allora, ci deve essere un muro che io... E se potessi... Posso rompere gli specchi? Che vedo? Che dite? Però è un peccato romperli. Sono così belli. Proviamoci. Pessima, pessima idea. Pessima, pessima idea. Pessima, pessima idea. Ok, quindi ogni specchio ci porta in una stanza? Orca puttana, dai, no! Ehi. E quindi? Ma guardate quanti tasti devo premere per tirare giù uno una roba dal muro. Un delirio. Cioè, sto avendo una concentrazione. Ok, mi piace il casino. Ah. Allora, suppongo che qua ci debba tornare più tardi. C'è il quadro della stanza di prima e ci ho pensato di mettere qui in ordine quei quadri lì. Però non mi ricordo più il... Aspetta. Non mi ricordo più il loro ordine. E quello è il problema. E quello è il problema, ragazzi. Oddio, poi... Ad esempio, questo qua non è. Che fai? Che meni? No. L'ha messo sul muro. Ah, vabbè, è posto. Questo c'è, ok. Questo c'era. C'è il viso tumefatto. Questo mettiamolo di qua. Possiamo metterlo di qua? Sì. Dobbiamo mettere i tre visi. Questo cos'è? No. Sì. No. Tu vai qua. Taccati qua. Taccati. Che cazzo sta succedendo? Taccati là... Questi sono i Nazgul. Questo? Eh no, vedete, c'è soltanto un quadro. Devo portarlo su? Potrò portarlo su?
Esamina, rilassa. No, lo posso attaccare solo qui. E appiccichiamo al muro. Perfetto. Oh, va che bello. Mi servono altri due volti, ragazzi. Non ce li abbiamo. Quindi, no, mi sa che... Qua si risolve l'enigma di un'altra stanza. Però per confonderci le idee hanno messo due robe insieme. Adesso il nostro compito penso che sia di spaccare tutti i quadri, tutti gli specchi col martello. Finché non riusciamo a trovare... Tipo qua posso rompere? Ma ci sono i fulmini... Ma c'è Tesla là fuori, guarda. Sono i fulmini nel giardino, che proprio partono dal pavimento nel giardino. Allora, un altro quadro dov'è che era? Qua ce n'era un altro. Però questo era già rotto perché il quadro della nonna, cioè lo specchio della nonna. Continuo a dire quadri, ma sono specchi. Shit. Questo. E... è sempre riportato il numero 3. Adesso abbiamo 3 orologi. Ok, qua sembra che... forse posso romperlo sto muro, no? 3 piatti. Che è stato? Che cazzo di suoni sono? Oh, spavento, Dio santo! 3 appendiabiti. Girano 3 letti. Uno era in ordine. L'altro era un posto pregiato e l'altro era completamente disfatto. C'erano 3 spazzolini da denti. Uno era pulito. Questi li devo rompere? Wow. E anche qua non abbiamo la soluzione. Metto 3 e 33? No, che fai? Deve esserci uno schema da seguire, non c'è niente che indichi quale. Ma che palle! Ma che comandi del cazzo che c'ha sto gioco, ragazzi? Ma no, devi menare il... 3 e 33. Devo fargli fare tutto il giro. Figa, non c'ho voglia. Arrivederci. E questo? No. 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 No, no, no. No. Posso accendere? Con sigarette? Sapete che ho scoperto che la signora, la famosa signora che è diventata meme del canale, scusi, c'ha mica una sigarette? È morta. Incredibile, sono rimasto malissimo. Era la pazza del quartiere, ragazzi. Pace all'anima mia. E sua anche. Allora, lì c'è un altro specchio. Ma forse l'abbiamo già rotto quello specchio lì. Ma sto specchio... ma sta roba? C'eravamo mai stati qua? Pessima idea! Ah! Bene. Oh, attenzione, l'Inception, il DiCaprio che c'è in tutti quanti noi, eccoci, il volto perennemente fanciullesco nel corpo di un uomo che invecchia e nulla può farci. E stiamo correndo sempre più veloce, è uno sfacelo di una carriera questo. Sta anche flickerando la visuale, sta per arrivare un jumpscare di quelli succulenti, prelibati, perché questo, ragazzi, è il corridoio, e il corridoio in un horror vuol dire solo una cosa. Ho vinto. Bello. Un rito satanico. Un rito voodoo. No. No. Non ho modo per poter passare. Non ho luci. Il vetrocemento è un'oscenità. È un'oscenità.
siete... Che? Che è? Che è sta mucca? Caution. Elettrica Lazard. Do not enter here, kids. Read backside. Kids, if you need something in the electronic room, go ask dad in office upstairs. Ah, andate a chiedere a vostro papà nel... Ah, ragazzi, giustamente erano due i bimbi. Col ps nella... Dove merda mi trovo? E ho fatto un passo e non capisco più dove un cazzo. Che? Una cella frigorifera. Oh, che meraviglia, che meraviglia. Dici, ci sono qua le pastiglie? No, minchia. Allora, ragazzi, io ho un problema con il gioco, perché non capisco come cazzo si faccia ad avere gli oggetti dinamici, a quanto pare te li devi tenere in mano. Ecco. E poi io quindi devo scegliere. Lo zippo? Bello. No, l'accendiamo. Jerry Scotti. Questo? Che cazzo è? Basement rules. Put the toy back in the place, not yelling, turn off the TV when leaving the basement, ask dad for the key, if you need something in the storage room, don't try to go in locked room. Ma una cazzo di la... Ma adesso tu mi devi spiegare per quale fottuta ragione, se io premo questo interruttore, si spegne quella luce nella stanza dall'altra parte della casa. Allora, qua ci stiamo pigliando per il culo. Ah. Scusate. Mi è venuto un microinfarto. Storage room. No, questa casa è enorme! Ah. Cosa cazzo sta succedendo? Il tempo è bloccato, vedete? È tutto un sogno, è tutto. Ehi! Ma che cazzo è la scena di Dexter? Ho commesso un omicidio? E perché mi è piaciuto? Che spavento! Beth's Way, Cement? Cement? Pessima idea, pessima. Ma ovviamente le luci hanno questa strana colorazione. Perché sì? Questo dovrebbe essere l'isolante del muro della casa dove Walter White ci ha nascosto i milioni. Quindi... mi fa pensare che questo sia comunque inerente alla trama, all'intricata trama dell'uomo malato di cancro. Io a sto punto, boh, mi lascio andare dal flow perché non sta caricando qualcosa. Vi giuro, qualcuno ha lanciato un piatto. Ditemi che l'avete visto. Ho visto... Ancora? Ragazzi, che cazzo è? Oh, ma lo vedete? Sono folle io? Ditemi che lo vedete, c'è qualcosa tipo foglie, che cazzo è? Ma da dove? Ma che bug è? Ma è un bug? Allora, per fare... devo rilasciare sto robo. Sgai... Ah, si esce. Ok, dai, usciamo e... Oh, un po' d'aria! E lo continueremo la prossima volta, bestiacce, però, perché qua si è fatta una cerza. Ed è subito Pripyat. Che carini, vibrano. Evita di rimanere troppo tempo al buio. Ma, minchia, mi sembra di non essere al buio. Probabilmente lo siamo, in realtà, perché tutto questo è un viaggio nella nostra psiche. Ennesimo.
notare come il possedere oggetti materiali come una grande casa ha portato quest'uomo ad impazzire. Una grande casa vuota. Che cazzo di suoni sono? Sono i miei suoni. Diventato Resident Evil Village. Perché? Beh, perché non fa paura. Attenzione. Ma siamo cretini. Cos'è successo? Cos'è successo? Questa transazione è stata... voglio rivedere il martello che... È proprio morbido quello che vedo. Quello che vedo è molto morbido. E quindi... Ah, la porta qua. Vabbè, ho detto che avrei chiuso, ragazzi. Vabbè, allora, la prossima volta lo continuiamo, va bene? Io non so se... Forse questi? Sento qualcosa piangere, tra l'altro. Ma che cazzo? Qua, qua, qua. C'è questa scala... Forse posso... Benissimo, ho capito tutto. Allora, ragazzi, la prossima volta cercheremo di risolvere questo intricato enigma chiamato videogioco. Qua c'è una statua, probabilmente qua che dobbiamo andare, quindi io punto la visuale qua, consapevole del fatto che qualsiasi roba farò. Salvataggio rapido con F5. Funzione di salvataggio rapido al momento disabilitata. Ma com'è? Ma scusatemi. E non... Cioè, proprio in questo preciso istante la... Se faccio carica partita, salvataggio rapido. Allora, che ore sono adesso? Ah, ok, no, mi ha salvato alle 20... 3 minuti fa, ok, quindi va bene, a posto. Torno al menu principale. Allora, ragazzi, non è male, però non, devo essere sincero, un po' troppo lento per i miei gusti, eh. Avrei preferito un'avventura horror un po' più... Questo era il motivo per cui Visage non volevo portarlo, ve lo dico. Perché sapevo che è un gioco... bello lento. Detto ciò, non è male. Sicuramente, per dire, un Cry of Fear che c'ha 500 anni può rendere di più. Questo è un bel gioco con un bel graficozzo. Però avrei gradito, secondo me, un po' più di azione, un po' più di paura. Quindi cerchiamo un attimo di vedere. A voi sta piacendo? Buonanotte a chi sta andando. Comunque sappiate che noi, come al solito, ci facciamo i consueti 15 minuti di chiacchiere. Soprattutto perché il fine è finita la settimana. È finita. Perché è finita. Sì, non è male. Sì, sì, molto carino. Non si capisce nulla, ma ho un trauma. Non ha una trama, scusatemi. Ma magari è anche un trauma, non lo sai. Non si può, non si sa bene cosa devi fare. Perché? Per me è no. Beh, effettivamente non si capisce un cazzo. È bello vederti cagarti. È bello vederti cagarti. Ottimo. Vabbè, è fin qua. No, ragazzi, però voi dovete sapere una cosa. Io spero che... voi non vi attacchiate al primo gioco horror che portiamo. Perché noi comunque la serata horror la faremo sempre. Magari ci sarà quel momento di pausa. Quello che intendo dire io in questo preciso istante. Parlerò chiaro? Parlerò sconcio? Parlerò sporco? Se il gioco vi fa cagare, ditelo. Portiamo un altro. Quello intendo dire. Tutto qui. No, che sia carino, sì. Però spero abbia, nella prossima giocata, abbia un ritmo un pochino più conciso, ci siano un pochino più... cioè, che ci sia più roba. La Shura si veda di più, si vedano di più i mostri, perché altrimenti... Ma, cioè, se è così per tutto il tempo. Ah, è uscito un nuovo trailer su Hogwarts Legacy della PlayStation. Bello, non lo voglio vedere. Inerente al Feel the Magic, ah, inerente al pad, l'interazione col pad. Beh, ma è incredibile. Sta roba è copyright? Questa no. Wow. Le nottate calde. Il piacere della scoperta. Svesti. Svesti l'anima. Si sente, va bene? Non deve essere troppo alto. Visto il trailer di Thor Love and Thunder? Sì, l'ho visto.
Porta Aoni. Non ce l'ho, ce l'avevo ma non ce l'ho adesso. Allora porta Fasmofobia. Iniziamo a proporre quei tre giochi in croce che più volte ho detto basta, per favore, basta, mi state facendo male. Aoni è quello lì tutto disegnato con la ragazzina col cane? Possibile? Che cerca il cane? Quello giapponese? Ragazzi, avete visto? C'è stata un'interferenza? Sono tra noi. Sono tra noi, stasera. Sono tra noi. Quello è The Grudged. Ah, Aoni è quello con RPG Maker. Allora no, li ho confusi. Quello con RPG Maker, allora tutto ciò che è fatto con RPG Maker fa schifo. E questa è la dura realtà. Compresi Pokémon, infatti. No ragazzi, non lo accetto, RPG Maker non lo accetto più, basta. Sono rotti i coglioni. Song of Horror, guardalo su Steam. Song of Horror, ma abbiamo già visto. E quello GDR in GDR con i mostri giganti viola. Angelo Pitru, grazie mille, lo tuo Valhalla. Ah, ragazzi, grazie mille per gli abbonamenti, per i cheers, per i bits, come si dice, per tutto, veramente. Grazie di cuore come al solito. Perdonatevi che non vi ringrazio, ma mentre che sto giocando mi è difficile. Hai creato un precedente con Visage, quindi ora riceverai una valanga di richieste di giochi. Vabbè, ma quello abbiamo sempre ricevuta. Prima, dopo Visage, non cambierà un cazzo. Abbiamo deciso di accontentarvi per testare, per vedere se... Il fatto è questo. Noi, quando portiamo un gioco, la domanda che ci poniamo è... Ma è un gioco da live? Perché ci sono alcuni titoli che non sono divertenti. Da vedere, attenzione, da giocare una cosa, da vedere un'altra. Ora, io sono sicuramente convinto che Visage, giocato nelle giuste situazioni, da soli, per i cazzi propri, è un gioco inquietante, che ricorda, che vuole emulare quello che era PT, il trailer giocabile di Kojima, che per carità va benissimo. Ma quello, perlomeno, a parte la durata più corta, era fottutamente horror. C'era dietro Kojima, Kojima è un malato. E quindi, insomma, questo è bello, per carità. Però molto lento nel ritmo. Io spero, sto soltanto dicendo questo, spero che nella prossima puntata ci sia, perché comunque una seconda sguardo glielo diamo, ci sia più ciccia, più carne al fuoco, e si possano vedere di più i mostri, che ci sia il contatto con qualche creatura, che non sia solo una vecchia che fa e basta, perché no. È la prima Horror Night dove ho avuto un jumpscare e basta. Cristo. E quindi, insomma, porta Minecraft. Minecraft è horror. E su questo nessuno può dire il contrario. Minecraft è un gioco horror. Esplorare le miniere ti fa cagare sotto. Il Nether è horror. Nether. Nether. Can you feel the porno? Scusate, è partita la musica. Conosci Night in the Woods? Bellissimo, bellissimo. Se non l'avete giocato, giocatelo, ragazzi. È un gioco che esplora la psiche, la socialità, la sessualità di un protagonista e la eviscera. E... Un gioco a scelte, punta e clicca, in sostanza. È un'avventura grafica molto bello, con i furri, quindi... Potete immedesimarvi in chi volete senza sentirvi offesi. Comunque siete dei diversi. Insomma, tutti noi siamo diversi, nel senso. Cosa ne pensi di Mario Strike? Se l'hai già visto. Mario Strike lo dobbiamo portarlo. Lo porteremo. Settimana prossima. Quando esce? È già uscito? No. È già uscito? È uscito stasera? Attenzione. Andrea. Avevamo un accordo. L'accordo è saltato. È finita, abbiamo perso i soldi, Andrea. Dissing ai furri? No, non assolutamente sì. Venerdì prossimo? Me lo chiedi a me? Te lo sto chiedendo a te, tu me lo chiedi a me? Cioè, come cazzo funziona? Come ci si organizza qui?
Mortuario non si sa un cazzo. È già uscito? Come è già uscito? Ma Dark Souls li hai finiti tutti? La For Honor? La For Honor? La From Software? Per altri 5 anni non esiste per me. È morta. Morta. Quando uscirà il DLC di Elden Ring lo portiamo. Ma fino ad allora io non guardo neanche. Non mi azzardo nemmeno a ritornare indietro. Mi sono rotto i coglioni. Mi sono rotto i coglioni. I coglioni. La For Honor. La From Software. Basta voi. No, ragazzi, sono sempre gli stessi giochi. Cioè, basta. Devo staccare. Devo staccare. Ma Dark Souls 3 l'abbiamo già portato. Ragazzi, abbiamo portato Dark Souls 1. Abbiamo portato Bloodborne. Abbiamo portato Dark Souls 2. Abbiamo portato Dark Souls 3. Abbiamo portato For Honor. Ma basta. Abbiamo portato Elden Ring. Abbiamo portato Sekiro. Abbiamo portato tutti i giochi della From Software. Ed è sempre stato un parto, come è giusto che sia, per carità. Solo che ormai è saturo il mercato dello stesso prodotto. Quindi non per colpa della From Software, perché la From Software fa il suo gioco ogni 5 anni, ma per colpa del fatto che a seguito di il gioco From Software escono 10 cloni tutti uguali. Quindi ogni casa di sviluppo, meno male, cerca di cicciare fuori, tirar fuori la stessa roba. Quindi io non ce la faccio più. Quindi non voglio più vedere nessun altro Souls-like, a meno che appunto sia il DLC di Elden Ring, oppure un titolo che sia degno. Sì, Dark Souls 2 l'abbiamo portato. Ma Dark Souls 2 non è male, non è malaccio. È semplicemente è un gioco organizzato male. E lo dico io che non capisco un cazzo della trama di Dark Souls, quindi. Però si notava che c'era qualcosa che non tornava nel. Però non è un gioco fatto male, secondo me. Io sarò forse uno dei pochi a dirlo. Anche dal punto. Soprattutto dal punto di vista stilistico, il gioco mi è piaciuto molto. Cioè, bellissimo. Bellissime ambientazioni, fighissime le armature, le armi. C'erano dei difetti andando avanti. Nintendo Switch Post lo riporti con Andrea? Sì, lo riporteremo. Non vedo l'ora che ci sia fuori l'offscreen di Darkwood. Esce domenica. Cioè, in realtà è già pronto e già caricato su YouTube, ma Andrea mi ha censurato. Mi ha ostracizzato. Si dice? Sì, così? Sì, si dice così. Non lo so se si dice così. Non c'ho più. Non posso più. Perché si è. Basta, è entrato lui in YouTube e YouTube adesso è sua. Cioè, voi dovete vedere, adesso cammina anche in modo diverso, col mento in alto, il petto in fuori, con la risata. Cioè, lui proprio è un'altra persona. Quando lo porti, riporti il gioco horror, quello dell'obitorio, quando esce, Francesca? Non è ancora uscito, quello era una demo, purtroppo, se no l'avremmo continuato. Buonanotte, Garold. Tu, maestro, volessi portare qualcosa in live, cosa porteresti? Io o quello? Perché voi lo chiamate maestro, io lo chiamo quello. È una domanda rivolta ad Andrea? Non lo so, ragazzi. Se era una domanda rivolta a me, se è una domanda rivolta a me, tutti i giochi che usciranno. Ho visto che Sony ha annunciato 3 serie TV su God of War, Horizon e Gran Turismo. Hanno messo Horizon in mano a Netflix. Guarda, mi è partita in automatico la digrignazione dei denti del nervosismo. Incredibile. Domani è sabato? No, è mercoledì. Quello dell'obitorio è bellissimo, io mi cago addosso. Letteralmente. Tu, maestro, tu. Ragazzi, decidetevi, perché ogni tanto chiamate maestro me, ogni tanto chiamate maestro lui. Allora, io sono il signore Dio, lui è maestro.
Facciamo così e siamo a posto. Va bene? Siamo d'accordo? For Honor, quanto tempo fa l'hai portato? Figa, eoni fa. Dino, ma la N è muta, esatto. Ah. Allora, portare... Io non vedo l'ora che esca God of War. Sto aspettando tanto God of War. Tanto tanto. Per la trama, l'ambientazione, sapete, sono un patito. Per me è stato il migliore gioco della generazione. PlayStation 4. E probabilmente, se sarà anche uguale identico al precedente, il secondo capitolo per me sarà il migliore gioco. Per me specifico. Sarà il migliore gioco della PlayStation 5. Cioè, perché io sono fatto così. Se una roba mi piace, non... Perché io, il problema principale, il motivo principale per cui mi piace è che è perfettamente in linea con i miei gusti. Non c'è nulla di God of War che non mi piace. Spero che tra l'altro abbia la stessa identica durata e che non duri di più. E che non inizino a fare la gara a chi c'è il cazzo più lungo. Come succede ormai nelle... Come a me la tendenza delle case di sviluppo. Anzi, spero che lo facciano durare una quarantina di ore, così come durava il primo. E basta. Non voglio che si dilunghi, non voglio che abbia la perfetta durata nella narrazione e nel gameplay. Il gameplay, tra l'altro, poteva diventare noioso, ma non lo è stato, perché appunto il gioco non era troppo lungo. Era perfetto. Parliamo di 40 ore per finirlo e platinarlo. 40-45 ore. A parte quei cazzo di corvi che... Dipende un po', eh? E... semplicemente perfetto. Bioshock avrà una serie Netflix. Non sono in grado, ragazzi. Quelli di Netflix non sono in grado. Io non capisco perché Netflix... Non sono in grado. Non sono capaci. Perché non hanno il budget. Non hanno il budget. Quelli bravi a fare le serie TV sono è Amazon, perché ha il budget. Può permettersi degli scrittori, degli sceneggiatori decenti. Quelli di Netflix, no. Le serie di Netflix, la maggior parte, fanno cacare. A parte quelle nel periodo d'oro di Netflix. E... quindi non capisco per quale motivo... Per completare al 100% ci vorrà un fottio sicuro. Boh, io ho completato il 100%. Io ho completato al 98%. No, al 90% God of War quando ancora non avevo finito. Ma mancava ancora praticamente le ultime 3-4 missioni principali. Ero talmente infoiato che non facevo altro che fare le secondarie, esplorare, raccogliere i collezionabili. E quindi l'ho praticamente platinato prima ancora di finirlo. Quando poi ho finito God of War l'avevo platinato. È stato bellissimo, è stato l'esperienza, una delle esperienze più belle da giocare. Cioè, io ho pianto in due occasioni, ragazzi, nei videogiochi. Quando Kratos e Atreus arrivano a Jotunheim e versano le ceneri della madre, e quando muore Joel. Non mi è mai capitato in nessun altro titolo di versare una lacrima. Io ho pianto quando ho visto quella roba lì. Dico solo questo. Joel ha fatto male. Ma è normale, se il gioco ti piace lo platini in automatico. Non è vero, il platino non è per forza indicativo del gradimento, dell'indice di gradimento. Ti può piacere, tipo ad esempio io ho giocato 8 volte The Last of Us 1, mai finito. C'è mai platinato. Eppure lo adoro alla follia. Ma non ho semplicemente voglia di stare a prendere i collezionabili. Me ne sbatto i coglioni. Tutta la trama l'ho fatta. Mi sono fatto i DLC. Non mi interessa. Della Stufa 2 è uguale. Non mi interessa. Il platino non è indicativo del gradimento. Dell'indice di gradimento. Il platino è uno sbatti. E la maggior parte delle volte è una rottura di coglioni. Il platino ben congegnato è un platino che attraverso i collezionabili o quel cazzo che è, ti dà un po' di più di trama e un pochino più di nella narrazione. Ma il 90% dei casi non è così. Vero, Ubisoft?
Quindi, insomma, in sostanza sono solo collezionabili e solo te che impazzisci a prendere quattro minchiate in croce. Come ad esempio, purtroppo, è stato per Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima aveva questo difetto qua. Il platino di Ghost of Tsushima si basava su dei collezionabili che non servivano un cazzo. Devi prenderli e basta, però peccato. Hai già guardato? Hai già iniziato a guardare la nuova stagione di Stranger Things? È uscita? È uscita? Magari domani mattina. No, domani mattina mi alleno. Vabbè, vedrò. Hai visto Halo? Guardo cose belle. Cosa? Cosa? Dura circa 9 ore, Halo? No, Halo non l'ho visto, ragazzi, perché non so un cazzo di Halo. Nonostante abbia giocato su commissione dello Zadek fino al terzo capitolo. Poi mi sono rotto i coglioni. Hai visto il trailer di Agenti Chip e Chop? Ho visto qualcosina. Ma è disgustoso quel film. O no? Hellblade 2, bello. Cioè, bello il primo, il secondo, non so. I Chipmunks. Io ho visto, sì, il film dei Chipmunks. L'avevo visto. Fottuti bastardi. Dicono sia molto bello la Roger Rabbit, Tommaso. Invitiamo, dai. Tommaso. Fatti carezzare, Tommaso. Evitiamo, Tommaso, dai. Non insultiamo Roger Rabbit. Non è possibile. Ti dico che non è possibile perché già dal trailer si evince che no. L'unica cosa che mi è piaciuta e che mi ha gradevolmente colpito è stata la reference a quei film in 3D, che tra l'altro è uno, parlano di un film e a me fa incazzare, un film a cui io tengo tantissimo. Film d'animazione 3D, uno dei primi, Beowulf. Prendono per il culo quel tipo di animazione dove i personaggi avevano queste facce di pongo, guardavano in camera così. Cioè, in questo momento io sto guardando voi. E parlavano così, in sostanza. Cioè, non si capiva dove guardassero. Cioè, c'è questo piccolo sketch dove loro... Sembro cieco in questo momento. C'è questo piccolo sketch dove loro prendono in giro, appunto, questa dinamica. Quello mi ha fatto ridere, però allo stesso tempo mi ha fatto incazzare, perché io adoro Beowulf. Beowulf per me è un film bello, d'animazione bello, però la gente fa schifo perché... Io le sento così adesso le lagne. Io ogni volta che sento delle critiche sul nulla, cioè lamentarsi di Beowulf e della grafica adesso, che è un film di 15 anni fa, per l'epoca era arte, rompere i coglioni su ma Avatar non sembra realistico. Io sento questo. Questo, io sento questo. Ma Gibaro è noioso, non si capisce che... Non ci sono personaggi gay. Io sento questo. L'Angelina. L'Angelina dà il meglio di sé in Beowulf, dove è in computer grafica, e in Wanted. C'è un pezzo dove esce dalla vasca, si vede la schiena. Si vede anche molto di più della schiena. E basta. E poi voi direte Lara Croft, però no, secondo me la fase di Angelina Jolie dove è bella è breve, perché a me non fa impazzire come conformazione del volto, eccetera. È una bellissima, era bellissima agli inizi, poi pian piano... Ha avuto anche diversi problemi, per carità. Però si è un po' rifatta troppo, mettiamola così. Però in Wanted e in Beowulf anche. Beowulf è fighissimo. Dove cazzo la trovate? The Tourist è una palla devastante, quel film.
Vediamo un po' la filmografia di Angelina Jolie. Filmografia Angelina Jolie. Allora, Maleficent. Dall'espressione del mio viso capirete il mio indice di gradimento. Eternals. Lara Croft Tomb Raider. Mr. e Mrs. Smith. Original Sin. Oddio, non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Ragazze interrotte. Bel film. The Tourist. Ha messo due gnocchi, Giovanni Profondo e Angelina Jolie, li ha messi insieme. Hanno detto, qual è la cosa che vuole la gente? Cosa vuole vedere la gente? Mettiamo le mascelle di Angelina Jolie e le labbra di Johnny Depp. Li uniamo insieme e via. Ed ecco che è venuto fuori, sta cagata. Wanted. Maleficent, la signora del cat. Del male, scusate. Non l'ho visto, per fortuna. Non so cosa sia, sarà il seguito. Quelli che mi vogliono morto, mai visto, 2021. Cazzi, film è? E che è? Un adolescente testimone di un omicidio fugge attraverso le... Ah, vabbè, vi faccio vedere anche a voi. Fugge attraverso le regioni più selvagge del Montana da due assassini che vogliono farlo tacere per sempre. Una donna esperta di tecniche di sopravvivenza. Che due coglioni! Identità violate. Bello. By the Sea. Non me lo ricordo. Shark Tale. Ah, è vero, lei faceva la pesciolina di Shark Tale. Che bello Shark Tale. Fuori in 60 secondi. E beh, c'è Nicolas Cage, voglio dire, insomma. Kung Fu Panda? Ma lei ha fatto Kung Fu Panda? Ma lei faceva Kung Fu Panda? Unbroken è bello, però Angelina Jolie non c'è, perché lei è quella che ha dato i soldi, ha scacciato... Ah no, lei è la regista! È bello Unbroken. Non è eccezionale, è un buon film. Parla di un italiano, quindi noi ovviamente sburiamo. A Mighty Art, Beyond Borders... Quanti cazzo di film ha fatto sta donna? Basta. I racconti di Parvana... Falso tracciato, Without Evidence, Ivan. Bello, vabbè, insomma, un po' di roba, brava ragazza, si fa così. Quale altro attore, di chi altro attore volete parlare, dai? Dai, poi chiudiamo. L'ultimo attore, l'ultima filmografia sull'ultimo attore. Non mi state dando dei nomi. La Amber, attore scomodo? Ma sai che io non so neanche che cazzo abbia fatto, francamente. Lo zio Arnold. Beh, ci sono i film con Arnold Schwarzenegger e coso che fa morire da ridere. Con Danny DeVito. Madonna, Danny DeVito. Robin Williams, vabbè ragazzi, Robin Williams, non c'è un film che ha fallito, non ce n'è uno, sono tutti belli. Cristiano Balle. The Northman, ma non parlo del film, filmografia, non ditemi il nome di un film, che tanto devo vedere The Northman. Tim Burton? E mettiamo Tim... Ma Tim Burton? Cioè... Tim Burton, dai. Filmography. Attenzione. Allora. La Tim Burton filmography. Vabbè, Nightmare Before Christmas, ragazzi, è un classicone che tra l'altro lui non ha fatto, ma facciamo finta che l'abbia fatto lui. Sì, ragazzi, non l'ha fatto Tim Burton. L'ha scritto, ma non l'ha mai... Non ha praticamente... fatto nulla lui, ha scritto due righe. In realtà è stato scritto dalla moglie e dal marito, moglie e marito, due tizi insomma in sostanza, e tutto il film è stato fatto da loro, infatti uno sarebbe Sally e l'altro sarebbe Jack. Batman 1989, bello, non ve lo ricordate? Giusto?
però è bello. E due mani di forbice, Beetle Juice è opera d'arte. Alice in Wonderland fa schifo. Fa schifo Alice in Wonderland, fa cagare. Fa cagare Alice in Wonderland. Ci ho provato, ma no. Sono arrivato a 40 minuti, non ce l'ho più fatta. La sposa cadavere è pura arte. Questo film è pura arte. Questo film è arte, La sposa cadavere è bellissimo, c'ha, c'ha delle musiche eccezionali, il duetto fatto col piano è da brividi, La fabbrica di cioccolato è un classicone per le famiglie, quel, con quel tocco di macabro che piace a noi, come Beetlejuice 2! Ah! 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 Ma c'è il 2? Sto male. Allora, con calma. Ma devo uscire? Ma perché non ha data? Ma vabbè. Sweeney Todd. Oh, che bello Sweeney Todd. Che bello Sweeney Todd. Che bello Sweeney Todd, cazzo. È bello. È bello. Qui viene fuori tutto Johnny Depp. Sa cantare, sa sgozzare, bellissimo. Dark Shadow, carino. È Johnny Depp, è un vampiro. Miss Peregrine, questo è carino, non è male. Però non mi ha fatto impazzire. Se non sbaglio, questo qua cos'era? Quello dei bambini, giusto? Adolescente Jake scopre un rifugio segreto in un'isola dove i bambini hanno poteri soprannaturali. Ah, sì, giusto, infatti. Questo non era male. Una storiella. Questo è Frank Newton, giusto? Franquini. Un ragazzo usa la scienza per riportare in vita il proprio amato compagno. Ah sì, che, ma questo è tristissimo. Tim Burton, se non erro, aveva un cagnolino che poi lui ripropone nei suoi film. E in questo film, appunto, c'è lui che cerca di riportare in vita il suo cagnolino. Cane sparchi. Ma la conseguenza del suo gesto sono imprevedibili. Rievoca lui, rievoca i morti. E sti cazzi. Il mistero di Sleepy Hollow. Questo è molto bello, l'ho rivisto recentemente. Recentemente vuol dire un anno fa. E vabbè, è bello. Abbiamo con un giovanissimo coso e una giovanissima cosa. Batman il ritorno 1992. Purtroppo me lo ricordo. Big Fish. Big Fish, di che cazzo stiamo parlando? Chi di voi non ha visto Big Fish? Chi di voi non ha mai visto Big Fish? Che cos'è Big Fish? È Tim Burton, è un raccontastorie. Quindi Big Fish è la rappresentazione di Tim Burton. Ed è semplicemente poesia, dove la menzogna diventa tale che a quel punto se la bugia fa star bene, è legittimata. Questa è la morale di Big Fish. E noi boccaloni, noi grandi pesci, li ha... Capito? Quei bravi ragazzi, ma non è di Tim Burton. O è di Tim Burton, quei bravi ragazzi. Comunque è morto, tio. Non so se lo sai, è morto l'attore. È morto ieri. Sono rimasto di merda. Sì, Ray Liotta, Dio buono. Vabbè, poi Beetlejuice 2, ok. 9, ragazzi, 9, guardatevi sto cazzo di 9. Spettacolare. È un film d'animazione di Tim Burton che nessuno si è cacato. Perché nessuno si è cacato 9? È bellissimo. Uno scienziato suddivide la sua anima in questi pupazzetti di... In queste bamboline. In un mondo post-apocalittico... dove le macchine hanno trionfato e non c'è più vita, ci sono soltanto loro. È bellissimo, ha un ottimo significato e io vi ho appena spoilerato la trama del film. Poi Planet Apes, incredibile, semplicemente incredibile. Questo cos'è? Alice che si guarda nello specchio, ma si guardasse nel cuore e vedesse la merda che è. Dumbo 2019, non l'ho visto, non ho voluto vederlo. Big Eyes è carino. Big Eyes è un racconto drammatico di un artista che viene sfruttata dal marito, possiamo definirlo così, per fare i soldi. A me è piaciuto parecchio. Di Margarete che viene sfruttata da Walter Keane,
che prende, siccome il periodo in cui, sai, la donna non aveva le possibilità, quindi c'era lui che diceva: no, fai tu i quadri, ma dico che li ho fatti io, perché io, insomma, sai, io so vendermi. E c'è l'attore Christopher Waltz, che insomma è l'attore della Madonna. Mars Attack, se non avete mai visto Mars Attack, tiratevi due dita negli occhi, c'è Cristo. Vincent, bello questo cortometraggio, perché questo è un cortometraggio, se non erro, o no, ma è vecchio, questo forse è stato uno dei primi film d'animazione di cosa. Piccolo Vincent Malloy è un bambino di soli 7 anni che ha un sogno molto particolare, essere come il suo attore preferito, Vincent Price. Nella solitudine della stanza prova a imitare l'uomo utilizzando il cane Abercrombie come pubblico e leggendo i racconti di Edgar Allan Poe per trarre ulteriore ispirazione. E qua, anche qua, c'è tutto Tim Burton. Ed Wood, figa, questo è vecchio, questo film è vecchio, io non me lo ricordo, però l'ho visto, però non me lo ricordo, ma l'ho visto, mi ricordo averlo visto. Poi abbiamo Batman Forever, Spider-Man Once Upon a Time. Che diavolo è sta roba? Once Upon a Time Super... non lo... lo recupererò. James e la pesca gigante! Porca troia! Porca troia! Ci sono gli insetti, c'è un bambino dentro una pesca gigante e questa cazzo di pesca è una mongolfiera e volano nel cielo. Va visto. È un film che va visto. È un film che va visto. Cazzo. Come timing perfetto con la musica. Johnny Depp. Proprio questo film si chiama Johnny Depp. Vabbè, andiamo avanti. La leggenda del cacciatore di vampiri. Non l'ho visto. Pee-wee's. L'ho visto. Vabbè, Pee-wee's, figa. È vecchio però sta roba, Allora, Hansel and Gretel, Starkid, beh, qua andiamo indietro, qui andiamo troppo indietro, qui questi sono cortometraggi, ma qui è dove lui ha fatto, dove lui non era regista probabilmente, Risveglio della magia, boh, non lo so ragazzi, non saprei, diciamo che da una certa in poi so, poi robe troppo vecchie no, però insomma, anche Del Toro. Del Toro, la meraviglia. Del Toro, vabbè. Sta sputando film, uno più bello dell'altro. Io non so la gente come cazzo faccia. Ho anche visto Pinocchio. È l'ultimo, Pinocchio. Che non è male. Vabbè, ma ne parleremo un'altra volta. Poi prima o poi parleremo di film per bene. Perché secondo me ci sta. Vincenzo Gasolio. Labirinto del Fauno è prezioso. Giovanni, The King of the Mountain, è stata una delle prime opere di Del Toro, e dove abbiamo un Freddie Mercury importante, preponderante nell'opera, con questi suoi baffi mossi dal vento e questa musica che è un misto tra la classica e il rock che riporta, che alza lo spirito. E quindi insomma qualcosa di meraviglioso. E questa è solo la soundtrack. Ovviamente Freddie Mercury viene interpretato da Giovanni, che è sia anche il protagonista che è anche il re della montagna. Allucinante ragazzi, una prova attoriale che io veramente ancora oggi ho i brividi. Ho la pelle d'oca, guarda. Ho la pelle d'oca. Non si può. Cosa ne pensi di Tarantino? È una testa calda ma gli si vuole bene. Ha il brutto vizio ogni tanto di eccedere, però ehi. Diciamo che quella volta lì gliel'abbiamo lasciata passare. Tra l'altro l'altra sera eravamo qua fuori a prenderci una birra. Ragazzi, che cazzo vai che penso io di Tarantino? Perdonatemi. È un violento. E quindi mi piace. Attenzione. Fate i bravi, fate i buoni. Noi ci vediamo lunedì alle 21.30 con la Horror Night. Ci saranno altri giochi. Ci saranno novità. Probabilmente ci sarà roba particolare. Come ad esempio... Concentratevi su di me. Come ad esempio coso, quello lì della Switch, non mi ricordo il nome, quello con Mario, e insomma, va bene? Dai, fate i bravi, vi voglio bene ragazzi, passate un buon weekend, passate un buon weekend, che vuol dire letteralmente fine debole, week, debole, end, fine.
Debole fine. Passate una debole fine. Bellissimo. Passate una debole fine tutti quanti voi. Debole fine.